pochi giorni fa, Magic the Gathering si è arricchito ancora una volta con quello che è il suo 83esimo set d'espansione, chiamato Theros, Oltre la Morte. Il gioco di carte collezionabili creato da Richard Garfield e pubblicato da Wizards of the Coast ha visto un'ulteriore diffusione della sua popolarità grazie al videogioco free-to-play Magic Arena, che tra le varie cose ha fatto conoscere Magic the Gathering a un pubblico tutto nuovo e ha permesso a molti fan di vecchia data di tornare a sbustare carte e tappare terre a tanti anni di distanza. Tra questi ci sono anche alcuni membri della redazione di Multiplayer.it. Gli abbiamo chiesto quali sono i loro ricordi con Magic e la loro carta preferita. Il mio ricordo più incredibile e memorabile, anche un po' tristemente, relativo a Magic, è praticamente un anno intero, quella della seconda liceo. Ero talmente appassionato che passavo tutte le mie giornate a giocare Magic e soprattutto a bigiare scuola per Magic. Risultato finale, sono stato bocciato. Io ancora adesso, ad anni e anni di distanza, considero Magic la ragione per cui ho perso un anno di liceo. Non la mia stupidità, non la mia ignoranza, ma Magic. Ho iniziato a giocare a Magic assolutamente per sbaglio. Ero in primo liceo, ancora me lo ricordo perfettamente, avevo un carissimo amico che mi portò a casa di un suo amico. Aveva talmente così tante carte, talmente così tanti mazzi, che praticamente cercava un po' di venderli, un po' di regalarli a questo suo amico. Siccome non sapeva assolutamente di cosa fosse Magic, mi disse: vabbè, guarda, ma avanza questo mazzo, prendilo te. Da quel giorno iniziai a giocare a Magic. Ricordo ancora, in quel mazzo c'era addirittura la Coccatrice, storica creatura di 1000 anni fa, e cercai di costruire mazzi intorno a quella carta il più a lungo possibile. Poi ci ho giocato per una vita, troppo. Io ho cominciato relativamente tardi con Magic the Gathering, che poi tardi oggi tra mille virgolette, perché era dopo la settima edizione, quindi i primi anni 2000 con le espansioni Odissea, Torment, Judgment, Assalto. Lo ricordo con molto affetto perché erano gli anni del liceo, quindi tantissimo tempo libero a disposizione, tantissimo tempo libero da dedicare ai tornei, e in particolare ci fu questo torneo che durò tutto il fine settimana, e lo ricordo con molto affetto perché in particolare ci fu un match che durò per una buona parte di un pomeriggio, in cui raggiungemmo una situazione di stallo per cui io avevo il mio mazzo elfi contro un bianco e blu. Siamo andati avanti veramente finché non sono finite le carte, un match molto stancante, però è stato super divertente e si sono formate delle belle amicizie in quel fine settimana. Buongiorno nabettini miei. Come state? Lo vedete questo? Questo è un mazzo Goblin, noto anche come il Gobbo. È un mazzo T1. Io ho giocato a Magic molto molto tempo, ho iniziato quando ero un ragazzino e con i miei amici giocavamo molto random, in realtà giocavamo con le carte fotocopiate. Poi mi ha preso così tanto che mi ci sono buttato, ho studiato il metagame e ho iniziato anche il competitivo. Ora non riesco più neanche a stargli dietro, in tutta sincerità. Ci vuole molto tempo ovviamente, col lavoro non ce la faccio, ma i mazzi mi sono rimasti e la passione anche. Tra l'altro questo mazzo credo valga un bel po'. Ho anche le Blood Moon, una Blood Moon in giapponese, deve avere un certo valore. Se venite a chiedermi un ricordo legato a Magic the Gathering, io non posso che tornare con la mente a quella lunga, lunghissima estate del 1993, quando insieme all'amica Attilio andammo a comprare due mazzi base di questo gioco appena arrivato dall'America, Magic the Gathering. La versione in italiano sarebbe arrivata soltanto dopo, e da lì in poi praticamente ci siamo, tra virgolette, rovinati l'estate, perché abbiamo iniziato a giocarci ininterrottamente, praticamente in ogni posto in cui ci trovavamo. Abbiamo giocato in spiaggia, in un bosco, bloccati nel traffico, abbiamo giocato nei bar, davanti ai bar, là dove i pensionati giocavano solitamente a briscola. Praticamente sì, dei pensionati di 14 anni, il massimo della vita. La mia carta preferita è Fireball, scelta abbastanza scontata, però è una di quelle carte che quando ti finiscono in mano, e soprattutto quando mi finivano in mano, quando giocavo tantissimo, era veramente una gioia, super versatile, molto divertente da giocare perché è gratificante per te e frustrante per il tuo avversario. Insomma, veramente una carta immortale e perfetta. È complessissimo dire una carta a cui sono legatissimo, perché ce ne sono veramente tantissime ed erano dipendenti ovviamente dal periodo, dal blocco a cui giocavo. Però ci fu un momento di svolta importante quando iniziarono a comparire i primi mazzi Affinity, credo con il ciclo di Mirrodin, se non ricordo male. Fui legatissimo alla Prole Stellare. Mi ricordo i milioni di pomeriggi passati a trovare i migliori artefatti da mettere in campo per cercare di buttare giù la Prole Stellare al terzo o quarto turno. Con quello praticamente ci per forza vincevi la partita, ed erano delle grandissime soddisfazioni. Tappo 2 contro magia. Lo so bene che contro magia è una carta comunissima, non è chissà quanto speciale,
non è una leggenda, non è un drago, niente di particolare, però anche se non è infallibile, allo stesso tempo secondo me racchiude lo spirito, l'eleganza e l'imprevedibilità di Magic. Il fatto che l'avversario può calare una carta fortissima, può avere una strategia in mente e tu gliela rovini con tappo 2 contro magia. Che eleganza. Curiosamente, nonostante io giocassi Gobbo, la mia carta preferita appartiene al nero. Infatti io sono sempre stato un grande appassionato dei mono neri, è un colore che ho sempre amato moltissimo. La mia carta preferita è questa qui, il Pyrexian Negator, perché secondo me incarna alla perfezione il suo colore. Si parla di un 5-5 a costo 3 che vi porta a distruggere un permanente ogni volta che subisce danno e a travolgere. Davvero una carta con un rovescio della medaglia pesantissimo, ma a mio parere è stupenda. E poi l'artwork è fighissimo. Ma uno dei ricordi più piacevoli che più mi hanno colpito è stato avventurarmi in questi primi gruppi di persone intenti a scambiarsi le carte e vedere per la prima volta dal vivo questo tanto, tanto chiacchierato Black Lotus. Era una delle carte più rare all'epoca, lo è ancora adesso? Non lo so. E voi avete giocato con Magic in passato o magari ci giocate ancora oggi? C'è una carta o magari un'espansione che ricordate con particolare affetto? Raccontatecelo nei commenti e come sempre non dimenticate di lasciare un like, condividere il video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei nostri contenuti.